Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto una casa indipendente nel comune di Cavamanara. Questa casa indipendente è indipendente sui quattro lati ed ha un giardino di circa 150 metri quadrati. Allora, l'abitazione è questa, sotto troviamo il box e sopra l'appartamento. Adesso cominciamo a dare un'occhiata. Come vedete qua c'è questo spiazzo dove eventualmente si possono parcheggiare le macchine tranquillamente. Ok, adesso il box, gli diamo un'occhiata. Vabbè, qua l'inquilina ha utilizzato un po' come locale lavanderia. Perfetto, adesso andiamo a dare un'occhiata al giardino. Si accede da questo cancelletto. Adesso estate, l'inquilina non ha il pollice verde, quindi... vedete qua un po' l'erba tutta secca, dovete immaginarvelo con l'erba innaffiata, quindi di colore verde. Ok, si sviluppa su due lati, il primo lato che è il destro, poi si va diciamo sul retro, qua vabbè ha nascosto un po' di cose per non farle vedere dall'esterno, e poi c'è questo secondo lato qua che è un po' più intimo. Eventualmente magari qua io se dovessi prenderla io in affitto me lo immagino con non so, delle sdraio, visto che è un po' una zona ombreggiata, me lo immagino un po' con delle sdraio, magari una siepe che non ti fa vedere all'interno del giardino. Perfetto, adesso dopo aver visto l'esterno andiamo a vedere l'interno. Per accedere all'abitazione si accede tramite questa scala. Ecco, vi ricordo, c'è da dire una cosa, il basamento è fatto in cemento armato, mentre la parte alta è fatta in cartongesso. Ok, adesso arriviamo a questo terrazzone che dà poi l'ingresso all'abitazione, vista ferrovia, però tenete conto, non vi preoccupate che la ferrovia, cioè, passa soltanto un treno locale, quindi non fa tanto, non vi disturba molto. Ok, si entra direttamente in questo soggiorno, che è un bel soggiorno ampio, la casa è ideale per ospitare una famiglia, un nucleo familiare di tre persone. Ok, viene data completamente arredata. Qui c'è la cucina nuova comprata nel 2017. Ok, poi boiler a gas anche lui nuovo 2017. Perfetto, adesso andiamo a dare un'occhiata alla zona notte. La zona notte è questa. Allora, qua vedete che c'è questa stufa, anzi no, la vediamo dopo. Cominciamo a vedere la camera da letto matrimoniale, che è questa, una bella camera da letto grande con un armadio diciamo incassato. Ok, la stufa è questa. Questa stufa riscalda tutta l'abitazione, è enorme, Perfetto. Poi questa qua è una cameretta singola, ovvero lì vedete due letti matrimoniali, però io la definisco un po' come cameretta singola. In totale saranno 65 metri quadrati. Ed infine il bagno con la vasca. Bagno con la vasca, perfetto. Per vedere altre soluzioni potete collegarvi ai link, ai riquadri che vi ho messo sovraimpressione. Buona giornata, Allegroni Immobiliare vi saluta.